Vi svelo tutti i segreti per una tagliata di carne perfetta. Per primo dovete avere un macellaio di fiducia, dal quale dovete andare e chiedere un pezzo di carne per tagliata, costata di manzo o controfiletto. Il secondo segreto è quello di mettere a scaldare la piastra circa 3 minuti prima di fare la carne, perché la piastra deve essere bella calda. Terzo, la carne deve essere a temperatura ambiente. Mettiamo sopra la nostra piastra rovente la carne e la facciamo cuocere circa 3 minuti per lato per una cottura al sangue. Mentre la carne si cuoce, facciamo una salsina con prezzemolo, aglio tritato, peperoncino e olio d'oliva. Quarto segreto, giriamo la carne soltanto una volta che è ben cotta da un lato. Non state lì a girarla e rigirarla, va girata una volta soltanto. La cottura dipenderà molto anche dallo spessore della carne, perché più è spessa e più ci metterà a cuocere, e quindi può succedere che la carne sia più o meno cotta da una parte, perché magari sulla punta è meno spessa, quindi sarà più cotta, mentre al centro è più alta e quindi verrà più rossa. In questo caso l'ho fatta cuocere 4 minuti e mezzo per lato, perché la volevo un pochino più cotta. Un altro segreto, la carne non va mai e poi mai salata mentre si sta cuocendo, va sempre e soltanto salata dopo la cottura. Un altro segreto per una tagliata perfetta è, una volta che la carne è cotta, tenetela al calduccio, contenitore, un foglio di carta d'alluminio, quello che è, la tenete al calduccio per 1 minuto circa, in modo che i succhi della carne possano ritornare al loro posto. E vedrete che sarà perfetta. Questa tagliata può essere servita con questa salsina che vi ho fatto vedere, ma anche per esempio con la rucola e i pomodorini, che è un classico, no? Se questa ricetta vi è piaciuta, lasciate tanti mi piace e condividetela. Grazie e ci rivediamo presto qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!